In questo episodio di Calisthenics in pillole vedremo le trazioni al mento e le trazioni al petto, prone. Vedremo quali sono le differenze e come possono essere utilizzate. Le trazioni al mento sono quelle che sono valide se superiamo col mento la sbarra e se rompiamo il parallelo, cioè il gomito deve essere più basso della spalla. In questo caso sarebbe 90 gradi, così abbiamo rotto il parallelo. Se immaginate una linea immaginaria, così infatti non arriveremo a superare la sbarra. Mentre così sì. Andiamo a vedere come si eseguono. Quelle che ho eseguito sono a range di movimento più ampio di quello normale. Arrivo infatti full ROM per le trazioni, cioè in questa posizione qui. Come vedete, non arriverei al petto. Questo perché per poter arrivare al petto dobbiamo fare anche il movimento con i tricipiti, dobbiamo buttare cioè indietro i gomiti, in questo modo. Una differenza che può sembrare da poco, invece è una differenza fondamentale. Abbiamo quindi visto che la differenza fondamentale tra le trazioni prone full ROM e le trazioni al petto è dato dall'intervento del tricipite nel movimento. Come andremo quindi a utilizzare questi due tipi di trazioni? Per quanto riguarda le trazioni prone classiche, le utilizzeremo per aumentare il nostro livello di forza generale, il nostro livello di forza di trazione, ovviamente. Per quanto riguarda invece le trazioni al petto, le utilizzeremo per imparare movimenti più avanzati, come per esempio il muscle up, e per concentrarci sull'esplosività nelle trazioni.